Cari amici, sono di nuovo qui con Aldo, il nostro Aldo, che da più di un anno segue questa vigna e adesso vorrei un aggiornamento, sia perché ho visto dei bellissimi grappoli, però ho visto anche dei grappoli piuttosto mal ridotti. Quali sono i problemi attuali di questa vigna? Allora, il problema attualissimo che ci è capitato fra capo e collo in questo ultimo mese è stato un'invasione di galline faraone che ci stanno mangiando tutti gli acini e addirittura tutto il grappolo che si era presentato con una bella esposizione. Senza chiederti il permesso. Senza chiedere il permesso. E sono galline selvatiche queste. Galline selvatiche, poi dopo all'inizio c'era un numero molto ridotto, mettiamo 10 o 15, poi essendo un'isola abbastanza difficile anche come nutrimento per i volatili, hanno visto che qui c'era un mucchio da mangiare e sono venute tutte qua. Ho sentito prima che dicevi che questo è un bel ristorante. Ristorante appunto, perché noi altri con l'acqua di irrigazione gli diamo da bere, con l'uva gli diamo da mangiare, in più abbiamo anche i fili di ferro che servono da posatoio, quindi c'è tutto. Ma secondo te, come tu vinceresti questa lotta con le galline faraone? Io un'idea ce l'avrei, però bisogna vedere se tu sei d'accordo, perché io manderei giù qualche buon cacciatore italiano che in 10 giorni me le fa fuori tutte e poi ce le mangiamo in una grande tavolata. Adesso tu non so invece come vuoi impostare il problema. Ma io voglio risolvere il problema. Sì, risolviamolo con i cacciatori, però abbiamo delle leggi restrittive al massimo da parte del governo capoverdiano, quindi mi sono dato da fare a trovare una soluzione e qui noi ci dividiamo un po'. Io mi sono rivolto ai responsabili dell'aeroporto di Roma e di Caselle e hanno dato la loro sentenza dicendo: noi qui per risolvere il problema dei volatili ci siamo servite, ci serviamo dei falchi, dei falconieri, e Caselle hanno 3 falconieri che lavorano giorno e notte. E quindi io spero che sia coi falchi e soprattutto credo ai cani addestrati per stanare le uova, i nidi di queste galline, di spaventare e allontanarle. E tu credi, non credi molto a questa soluzione? Io non credo molto a questa soluzione. Tant'è vero che alcuni giorni fa è venuta fuori una scommessa che se i falconieri mi liberano dal problema delle faraone io ti pago la cena dove tu vuoi e se invece è il contrario la paghi tu. Let me go home. I've had my run, baby I'm done. Ai nostri amici diciamo che questa vigna ha futuro. Sì, sì, questo qua si può garantire, questa vigna ha futuro, però bisogna mettersi in testa che i cicli della vite sono dei cicli di esseri viventi, quindi non si può andare lì e dirgli fai. Lei ha i suoi cicli, bisogna stargli dietro, bisogna curarla e poi dopo qualcosa tiriamo fuori, anzi molto tireremo fuori. Aldo, io ho fiducia in te, ho fiducia poi nella potenza della natura che è dono di Dio. Andiamo avanti e amici, chiudiamo questo bellissimo incontro con Aldo, andiamo avanti con fiducia sempre.